Eccellenza, buonasera. Siamo alla conclusione di questa tappa che ci diceva Don Antonio Di Leo, da 3 anni che si è avviata e finalmente oggi si conclude con la firma del comodato d'uso con l'associazione che gestirà questo centro per autistici. Che cosa ci può dire, ecco, a suggello di questa bella iniziativa? Io dico sempre una cosa, fino a quando apriremo delle strutture, dei centri, dei luoghi dove la gente può ritrovarsi, significa che il cuore si dilata, si apre. E in questo momento abbiamo bisogno di segni concreti. Io penso che questo sia un segno di cui la nostra gente ha bisogno. Ha bisogno perché ci sono delle esigenze, delle necessità e non sempre purtroppo siamo supportati, sostenuti e aiutati come dovremmo essere da chi ha delle responsabilità dirette. Allora è chiaro che noi anche come Chiesa ci sentiamo investiti di fronte a quelle che sono le tante necessità ed emergenze. E quando è venuto fuori questo bisogno, diciamo che abbiamo colto da subito in comunione con il parroco che questa struttura di Pisticci Scalo poteva essere un segno che poi con il Congresso Eucaristico Nazionale realmente si è concretizzato uno dei 4 segni che abbiamo lasciato. Oggi con il sigillo, se così possiamo dire, della firma, diamo inizio ufficialmente all'apertura, anche se ancora devono essere realizzate alcune cose all'interno, ma diamo ufficialmente, ecco, l'apertura di questo centro che sicuramente per tutta la Basilicata sarà un punto di riferimento. Per la realizzazione dei lavori necessari per l'adeguamento del luogo, del santuario, come diciamo, luogo di ospitalità per questi giovani, oltre le azioni che ha svolto il parroco Don Antonio Di Leo sul posto a Pisticci, la chiesa di Matera Arsina, ma anche la Conferenza Episcopale Italiana, mi pare che ha dato Sì, beh, una mano. dobbiamo dare innanzitutto atto e dobbiamo ricordare Andrea Leonardo Selvaggi perché è stato lui che un po' ha portato avanti tutto e ha realizzato la struttura. Forse nel suo pensiero in quel momento non c'era un centro per autistici, ma nel suo pensiero c'era proprio questo desiderio che diventasse un centro dove la gente potesse convergere e vivere lì momenti particolari di comunione. È chiaro che Don Antonio Di Leo ha preso le redini di questa eredità che Don Leonardo ha lasciato, ha continuato e nella collaborazione con tutta la Chiesa di Matera Irsina abbiamo portato avanti questo progetto, ma devo dire che con grande sensibilità CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, nel momento in cui è venuta a conoscenza che con il Congresso Eucaristico noi avremmo lasciato 4 segni e tra questi appunto Pisticci e la Madonna del Casale, ha voluto partecipare con una somma in denaro per quelle che erano ulteriori ristrutturazioni che dovevamo portare a termine. E noi di questo siamo grati alla CEI per questo ulteriore contributo. Bene, grazie Eccellenza. Grazie a voi. Grazie.